All'inizio di questa seconda puntata dell'anno di Motor News vi avevamo promesso una puntata speciale del gruppo Volkswagen. Abbiamo fatto già il servizio della Skoda Yeti, la vettura che stiamo provando, la cui presentazione nazionale si svolge qui nel Veronese, e abbiamo anche un servizio che mandiamo in onda adesso con la vettura ibrida, il concept car presentata da Volkswagen nel North American International Auto Show. Vediamo. Per la Volkswagen inizia un anno molto intenso, che sarà caratterizzato dalla presentazione sul mercato del più alto numero di nuovi modelli nella storia dell'azienda. L'elenco delle novità 2010 si apre con lo studio di una coupé di nuova concezione a propulsione ibrida. È estremamente veloce, seppur a fronte di consumi eccezionalmente contenuti. Ha un design spiccatamente sportivo ed è anche molto elegante. È una vettura che si posiziona tra la Scirocco, l'auto sportiva campione di vendite in Europa, e la Passat CC, dinamica berlina di successo. Il suo nome è New Compact Coupé. Il teatro scelto per l'anteprima mondiale è il Salone di Detroit. Il consumo nel ciclo combinato della nuova Concept Volkswagen è di 4,2 litri per 100 km e le emissioni di CO2 sono pari a 98 grammi per chilometro. Le performance della vettura, considerati i consumi, sono davvero eccezionali. Velocità massima di 227 km orari e appena 8,6 secondi per il classico sprint da 0 a 100 km orari. Dal punto di vista tecnico, è stato possibile raggiungere questi risultati grazie all'unione high-tech tra motore TSI a benzina, 150 cavalli, parco nei consumi e altrettanto sportivo, motore elettrico 27 cavalli e cambio DSG a doppia frizione con 7 rapporti, considerato da molti come il miglior cambio automatico. Una cosa è certa, a poco più di un mese dal debutto della Up Light a Los Angeles, la 4 posti più parca nei consumi al mondo, questa concept sottolinea nuovamente che i futuri modelli ibridi di casa Volkswagen non punteranno soltanto alla riduzione dei consumi, ma anche, analogamente alle versioni benzina e diesel del marchio leader in Europa, alla sportività e al piacere di guida. Già nella prima metà del 2010, la Volkswagen introdurrà sul mercato il primo modello ibrido, un SUV a trazione integrale permanente. La New Compact Coupé, intanto, mostra a livello tecnico ed estetico come la marca immagina un modello ibrido compatto a trazione anteriore di possibile introduzione sul mercato. Downsizing allo stato puro. In questo prototipo la propulsione è affidata a un sistema high-tech altamente innovativo, simile a quello delle possibili future versioni di serie. Per la motorizzazione benzina, la Volkswagen impiega un motore TSI 4 cilindri. Iniezione diretta, sovralimentazione turbo con intercooler generano una cilindrata di soli 1,4 litri, una potenza di 150 cavalli. Tra il motore TSI e l'efficiente cambio automatico DSG a 7 rapporti è stato integrato un motore elettrico. Quest'ultimo, da un lato, consente di viaggiare a emissioni zero grazie alla propulsione puramente elettrica e dall'altro supporta con forza il TSI. L'unità elettrica sviluppa infatti una potenza di 27 cavalli. In fase di spinta, per esempio quando si accelera per un sorpasso, i due motori uniscono la loro potenza e coppia. Poiché la NCC può disporre della propulsione esclusivamente elettrica, questo tipo di propulsione viene classificata come full hybrid. Il motore elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di litio, 1,1 kWh, posta nella parte posteriore della vettura. In questo caso, il motore TSI non è soltanto spento, ma viene anche scollegato mediante una frizione di separazione, per evitare così perdite legate al trascinamento. Non appena il guidatore solleva il piede dall'acceleratore, il motore TSI viene scollegato dal cambio. Questa marcia per inerzia è possibile anche a velocità sostenute, quindi anche in autostrada. Avendo eliminato anche in questo caso le perdite legate al trascinamento, la NCC può quindi avanzare per inerzia molto a lungo. E se abbinato a uno stile di guida attento, tutto questo porta direttamente a una riduzione dei consumi. In frenata il motore elettrico, che in questo caso funge da alternatore, recupera l'energia cinetica e la accumula temporaneamente nella batteria agli ioni di litio. Naturalmente non poteva mancare a bordo della New Compact Coupé un sistema start-stop,
così come avviene nei nuovi modelli Blue Motion della Volkswagen. Questo sistema consente di ridurre i consumi di carburante, soprattutto nel ciclo urbano e nel traffico a elevata frequenza di arresti e ripartenze.